Per filmare Fabio ti devi mettere la maglietta all'Lost in Tennis. Mi devo mettere la maglietta all'Lost in Tennis? Sì, no. Pubblicità occulta. Ok, sono dentro, passati i controlli, non mi hanno trovato niente, tanto non ho niente da nascondere. Adesso si va al gate 18 e ci mettiamo in viaggio. Dove devo guardare? Dov'è la fotocamera? Qua. Quella, vedi Napoli e poi muri? Vediamo. Comunque, io sono appena arrivato, sto aspettando il buon Fabio che è stato gentilissimo, si è offerto di scarrozzarmi, venirmi a prendere. Quindi la prossima Fabio in Sardegna, mi raccomando, non perderla. Ti aspetto presto, io ti aspetto qui. Ma secondo voi che tipo è Fabio Ferro? Io me lo aspetto fisicamente alto, robusto, possente, muscolare. Tra l'altro gli ho preparato anche la sorpresina, la maglietta Lost in Tennis, e le ho portato pure la salsiccia Murru e il pecorino, come ha chiesto. Il cannonau non l'ho potuto portare. Sono nella macchina incriminata, vediamo il Vesuvio sulla destra e sulla sinistra, il profilo di Fabio Ferro. Profilo che, brutto, eh? Che molti vorrebbero vedere da vicino e non possono. Perché molti, ragazzi? Questo fatto che mi pensate come Chiara Ferragni, a me guarda, mi pensate. Ma io mica sono un VIP, ma non mi sento un VIP. Io sono aperto a tutte le collaborazioni, anzi, le collab sono il pane per crescere su YouTube e nella vita, sostanzialmente. Sono proprio d'accordo, sono proprio d'accordo. Allora, c'era un sardo, un napoletano e... com'era quella barzelletta? Tante partono così. Eccoci qui, Fabio mi ha appena lasciato all'hotel, faccio il check-in, mi cambio, ci prepariamo per andare a giocare. Bel posticino, no? Qui c'è il mare, il Vesuvio è lì dietro. Mi piace, mi piace. Eccola qui. Ho fatto un salto indietro nel passato. Guarda, stile, non so che stile, classico, rococò, barocco, ditemelo qui nei commenti. L'hotel Sakura, 4 stelle, hai visto come si trattano bene i tennisti, eh? La TV che non accenderò. Vediamo dove dà. Ah, guarda qua, vista a mare, uè. Guagliù, un goppo a mare, no? E così, adesso ci rinfreschiamo un attimino, ci prepariamo. Tra l'altro fa un po' di freschetto, tra virgolette, ma è gestibile. La giornata però si è aggiustata, sembrava dover piovere, fare granché, invece sembra tutto molto tranquillo. E la zona qui è molto bella. Siamo a Torre del Greco, confinante alla fine con Ercolano. È una zona molto residenziale, piena di palazzotti. Tutto intorno a me, siamo appunto sul colle, alle mie spalle qua dietro c'è il Vesuvio. Una zona bella. Scusi, è lei Ferro? No, ho sbagliato. Ah, allora. Pronti? Siamo per... Sai che ho portato un po' di roba? Ho portato... Cosa hai portato per me? Allora, una cazzata l'ho fatta perché mi sono messo le scarpe nuove, ma ti sfrutto, diciamo, per rodare un pochettino. Sì. Gli Asics ne hanno appena mandato. Ti faranno un po' di bolle. Poi allora abbiamo Rafa Origin. Sì. Poi abbiamo... L'hai già provata? Sono le prime. Ah, sì, quindi un'idea ce l'hai già. È ingiocabile. Bene. Ci vuole braccio, gambe, sì, muscoli, bisogna, tecnica, tutto. Bisogna rinascere Rafa, secondo Vero. Me. Sono un po'... Anche Wilson, tutto sommato, ha fatto quell'RF 97 portando le specifiche almeno sulla sì, teoria. Però c'aveva Roger. Non voglio togliere nulla a Rafa, perché anche Rafa fa vendere tanto. Però Rafa faceva vendere una racchetta da 300 grammi. Far vendere una racchetta da 300 grammi è sicuramente più facile che venderne una da 340. Il mercato è decisamente più ampio. Appunto. Per cui diciamo che Babat forse ci aveva un po' culo su questa cosa. Perché avere un campione, numero uno del mondo, 14 volte. 14 o 13? Non 14. 14, sì, sì. Lange Ross che ti vince una racchetta ipoteticamente 300 grammi. Scusa, tu non sei convinto che adesso anche Ed, per esempio, porterà sul campo la spalla?
speed che non è una speed di Djokovic o qualcosa di simile. Sicuro. Mi dispiace una cosa, mi dispiace che questa operazione sia arrivata adesso a fine carriera. Sì, anche per Rafa, perché è vero che Roger forse è più iconico, però nel 2016 Roger ha iniziato a sudare. Pensava al ritiro, poi è tornato. Sì, lì ho visto quei tratti di umanità. All'improvviso dico, questo mi sta simpatico. Qua siamo arrivati, scusa, sì, interrompo questo brillante discorso, però non l'abbiamo fatto vedere. Non ti ho detto che io ti sto portando nel circolo campione d'Italia. Che si chiama? È il New Tennis Poseidon di Torre del Greco. Quindi qua ci sono giocatori seri. A parte me, dici. Ci tengo a precisare che la Serie A non l'hanno vinta con me, ecco. Io non sono nemmeno venuto a vedere le partite, perché me l'hanno detto dopo che hanno vinto la Serie A. Ragazzi, eccoci qua nel campo in terra. Fabio sta posizionando la fotocamera. Io la lascio qui e farò altrettanto tra poco. Adesso ci riscaldiamo un attimino e niente. Buongiorno. Alziamoci, va. Andiamo a fare colazione. Sono un po', da noi diciamo, stumbato. Un po' di dolore alla schiena. Adesso apriamo questa tenda arrosta. Adesso ce ne andiamo a fare colazione, va. Sono le 8:30 e ci prepariamo per andare a incontrare Fabio. Oh, fa freddo, piovigine, c'ho un dolore qui, la mia sinusite, mamma mia. Adesso aspettiamo Fabio, andiamo a fare un pochino di cosettine in giro. Buongiorno Fabio, questo è il buongiorno del sabato. A parte che non ce la faccio a camminare oggi. Ti vedo, provato. Il meteo non ci aiuta, sta piovigginando. Infatti abbiamo questo ombrello. Ombrello non proprio maschile. Vi stavo dicendo prima, siccome siamo ai piedi del Vesuvio, sì. Io ho dato per scontato fosse spento, ma mi ha detto che in realtà non lo è, quindi non venite quando qui allora. Quando decide di partire, parte. Qualche avviso però, lo dà. Ecco, però. Che tipo di avviso? Un fischio? No, qualche fai inizia a tremare. Storicamente così è raccontato. Tu non l'hai vissuto ancora? Ma io sono casertano fondamentalmente, quindi una razza superiore, luoghi migliori, sai, noi siamo gli ariani della campagna. Come si sta a Torre del Greco? Facciamo anche un po' di... è appena buttato merda sulla città comunque. No. Allora, qui dietro una struttura recuperata per usare gli strumenti, diceva Fabio. Questa è la scogliera, qua dietro il mare. Ecco qua la collezione privata di Fabio. No, non è vero che la collezione è privata. Però c'è un po' di materiale. Un po' di roba qua. Cosa sono tutte queste qua? Queste. Sotto sono le palle per le pizze. Invece ci sono racchette che... per le mosche. Ho provato, che avrei dovuto provare, che devo provare, eccetera, eccetera. Che poi sono due file, non è solo una fila, vedi? Riconoscete già la luce blu di riflesso? Per filmare Fabio ti devi mettere la maglietta all'Austin Tennis. Mi devo mettere la maglietta all'Austin Tennis? Sì, no. Pubblicità occulta. Io la appoggio qua, però devo vestire una maglia tennis sport per contratto. Quindi. Allora, queste sono le racchette che abbiamo usato ieri. Ci stiamo preparando per fare un pochino di impressioni per le recensioni di Fabio. Ecco, guardate qui il mio piedone con la ciabatta. Ah, ecco, perché in realtà non sono finite. Ieri ci siamo portati in campo tutte queste. Adesso ve le raccontiamo tutte. Poi guardate, mi raccomando, questo video dal canale di Fabio una volta pubblicato.
Perché voi pensate che fare lo youtuber sia un lavoro semplice? Cazzo. Guarda qui tutti i commenti che inondate. Come fare a rispondere a tutto ciò, Fabio? Ma questo è solamente da ieri oggi, eh? Capito. Vabbè, ragazzi. E poi non solo, perché poi ci sono figure Instagram, eccetera. Non mi scrivete in privato, ragazzi. Non mi scrivete, perché come vedete non c'ho proprio il tempo di poterlo fare. Ma c'è pure TikTok, c'è tutto. Guarda lì il muro di TikTok. Esatto. Allora, dalla Sardegna con furore, salsiccia, esatto. Murru. Vediamo. È buona. È buona? Leggermente peppata. Mi sa che me la finisco. E così siamo arrivati all'aeroporto e si torna in quel di Sardegna. Ma io tutto bellissimo, ma non abbiamo fatto la chiusura del video, mannaggia. Vabbè, lasciamo questo video aperto, tanto ci vediamo a Cagliari molto presto. Ciao, voglio. Carboidrato libero questi giorni, ieri pizza, panino, focaccia, adesso guarda che cosa mi sto mangiando. Domani si gioca anche il campionato. Per cena devo mangiare assolutamente verdura. Eccolo qua, il tuo aereo che arriva, eccolo. Arrivati a Cagliari, finisce questo viaggio. Voglio. E se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, al mio, ma anche a quello di Fabio, che è stato top, gentilissimo, fantastico, molto disponibile. Non vedo l'ora di fare la puntata numero 2, magari di lui, che viene in Sardegna. Ciao, al prossimo video.